Venerato Arcivescovo, grazie per l'invito e per le cordiali parole del benvenuto. Se gettiamo un sguardo agli ultimi 50 anni dell'impegno ecumenico, notiamo che l'ecumenismo può essere paragonato in maniera forse più calzante ad un viaggio in aereo. Un simile viaggio inizia a seguito di lunghi ed intensi preparativi, con una rapida corsa sulla pista e con un altrettanto rapido decollo. Dopo che il velivolo ha raggiunto l'altezza di quota e continua a volare in cielo, si può avere però l'impressione che non si muova più o che si muova solo lentamente. Ma ogni passeggero deve rimanere assolutamente fiducioso che l'aereo arriverà a destinazione in tutta sicurezza. Per quanto riguarda l'impegno ecumenico all'interno della Chiesa Cattolica, il Concilio Vaticano II corrisponde alla rapida corsa sulla pista, con cui la Chiesa assunse un nuovo atteggiamento nei confronti del movimento ecumenico, il quale poté realizzare una svolta decisiva nel 1948 con l'istituzione del Concilio Ecumenico delle Chiese. Tuttavia, il grande cambiamento conciliare non sarebbe stato certamente possibile senza prima gli sforzi ecumenici di Papa Leone XIII e di Papa Benedetto XV, convinti sostenitori della preghiera per l'unità dei cristiani, e soprattutto di Papa Pio XII, che aveva già pensato di convocare un concilio e che, con il suo ampio, proficuo magistero, preparò la strada al Concilio Vaticano II. Si è accennato brevemente a questi precedenti storici per mostrare che il Concilio Vaticano II, sebbene abbia comportato una svolta incontestabilmente innovatrice, si è situato in una continuità fondamentale con la tradizione e non ne ha provocata una rottura. L'obiettivo del Concilio era infatti non una nuova Chiesa, ma una Chiesa rinnovata. Questo corrisponde precisamente all'orientamento fornito al Concilio da Papa Giovanni XXIII, ovvero il rinnovamento interno della Chiesa Cattolica e la ricomposizione dell'unità ecumenica dei cristiani. Per mantenere presente questo obiettivo durante il Concilio, Papa Giovanni XXIII fondò nel 1960, ovvero 2 anni prima del Concilio stesso, l'allora segretariato per la promozione dell'unità dei cristiani, affidandone la guida al cardinale gesuita tedesco Augustino Beo. La convocazione del Concilio Vaticano II, come rapida corsa sulla pista, aveva acceso allora molte aspettative, suscitando in non pochi la speranza che l'unità dei cristiani fosse ormai alle porte. Ma a distanza di 50 anni continuiamo a muoverci ad un'altezza di quota invariata o almeno percepita come tale da molti da fronte al sopraggiunto ritardo della parusia. Rimane comunque la speranza giustificata che l'aereo ecumenico atterrerà in tutta sicurezza, e ciò vale soprattutto se pensiamo al vero pilota, ovvero allo Spirito Santo, che ha cominciato questo viaggio in aereo con la nostra Chiesa e che lo porterà certamente a compimento. In questo spirito fiducioso, i pontefici che si sono succeduti dopo il Concilio Vaticano II hanno confermato e concretizzato la svolta ecumenica. Papa Paolo VI, quando era ancora in corso il Concilio, ha compiuto un significativo passo ecumenico soprattutto nella direzione dell'ortodossia, con il memorabile annullamento delle scomuniche del 1054, sottoscritto da lui
e dal patriarco ecumenico Athenagoras il 7 dicembre del 1965. Con tale atto il veleno delle scomuniche è stato tolto dal mezzo della Chiesa ed il simbolo della divisione è stato sostituito con il simbolo della carità. Questo atto ha segnato il punto di partenza del dialogo ecumenico della carità e della verità tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, il cui obiettivo è la ricostituzione della comunione sacramentale. In particolare, beato Papa Giovanni Paolo II, nella sua enciclica Lungima Rentium Unum Sint, ha dichiarato in maniera inequivocabile che l'impegno ecumenico è un compito particolare della nostra Chiesa e pertanto un processo irreversibile. Analogamente, Papa Benedetto XVI, nel suo primo messaggio dopo l'elezione al Sollio Pontificio, ha definito la ricerca dell'unità visibile come il suo impellente dovere. Queste chiare prese di posizione testimoniano che l'impegno ecumenico nella Chiesa cattolica non è una scelta opzionale, ma un dovere. Così come ogni viaggio in aereo ci permette di scorgere un bellissimo paesaggio, a condizione che il cielo sia limpido, come in Italia, anche il lavoro ecumenico delle ultimi 50 anni ha allargato il nostro orizzonte e ci ha permesso di vedere la grande varietà della realtà cristiana nel mondo odierno. Il paragone tra il movimento ecumenico e il viaggio in aereo è dunque appropriato anche perché, grazie a tale arricchimento, non solo possiamo guardare agli ultimi 50 anni di ecumenismo, ma possiamo anche fare il bilancio della sua situazione ricordandone la partenza e allo tempo stesso definendone nuovamente l'obiettivo. Infatti, solo se prendiamo sul serio la tradizione e siamo attenti a segni del nostro tempo, potremo anche guardare al futuro. Nel ricordare la corsa del viaggio ecumenico in aereo, incontriamo innanzitutto il decreto sull'ecumenismo Unitatis Redintegratio, che è promulgato dal Concilio Vaticano II il 21 novembre del 1964, costituisce una pietra miliare sul cammino ecumenico della Chiesa Cattolica e fin dal sua prima frase dichiara uno dei principali intenti del Concilio: promuovere il ristabilimento dell'unità fra tutti i cristiani. Tenendo presente tale obiettivo, il decreto espone nel primo capitolo i principi cattolici dell'ecumenismo, mentre nel secondo si concentra sul suo esercizio a livello pratico. Il terzo capitolo presenta infine le chiese e le comunità ecclesiali separate dalla sede apostolica romana e parla del cammino di riconciliazione verso l'unità. Il Concilio aveva dunque davanti agli occhi fin dall'inizio due diversi tipi di divisione della Chiesa. La prima divisione è il grande schisma tra la Chiesa d'Occidente e la Chiesa d'Oriente, di cui fanno parte anche le chiese ortodosse orientali. Il grande schisma tra Oriente ed Occidente, più precisamente tra Roma e i patriarcati orientali, è solitamente collegato all'anno 1054, che va inteso più come una data simbolica che una data storica. La seconda grande divisione della Chiesa è avvenuta all'interno della Chiesa d'Occidente nel XVI secolo, provocando una serie di successive divisioni. Difatti, le chiese e le comunità ecclesiali nate dalla Riforma sono divenute nel frattempo un pluriverso ampio e complesso. In questo pluriverso, a livello mondiale, marginali sono gli sforzi compiuti a favore di una maggiore unità interna. Ne conseguono crescenti e diversificati frammentazioni
nel protestantesimo mondiale. Già questa caratteristica puramente formale evidenzia il fatto che lo schisma tra Oriente ed Occidente dell'undicesimo secolo e lo schisma della Chiesa occidentale del sedicesimo secolo sono due divisioni fondamentalmente diverse, il cui superamento deve avvenire tramite dialoghi ecumenici diversi. Il lavoro del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani si articola di fatti in due distinte sezioni, quella orientale e quella occidentale. Per quanto riguarda le chiese ortodosse orientali, che in parte non hanno accolto le decisioni cristologiche del Concilio di Calcedonia del 451, è facilmente comprensibile che il dialogo ecumenico con queste si sia occupato in prima linea di tematiche cristologiche, poiché la frattura tra Chiesa calcedonensi e precalcedonensi tocca il simbolo cristologico e quindi il nocciolo della fede cristiana stessa. Laddove non c'è unità nella professione di fede cristologica, non può esserci neppure unità nella Eucaristia come sacramento del corpo di Cristo. Il risultato dei dialoghi ecumenici è stato comunque quello di far riconoscere alle due comunità ecclesiali il fatto che sulla base comune del Concilio di Nicea e quindi sulla professione di fede che proclama sia l'umanità di Dio in Gesù che la consustanzialità del Figlio con il Padre, non esiste tra loro una differenza fondamentale nella fede in Gesù Cristo, nonostante le loro diverse espressioni teologiche. Dopo che Papa Paolo VI e il patriarca siro ortodosso Mor Ignazio Jakub III hanno formalizzato tale constatazione nella dichiarazione comune del 1971, Papa Giovanni Paolo II e il patriarca Ignatius Zacco I Ivas hanno firmato nel 1984 un accordo pastorale sul conferimento dei sacramenti ai fedeli appartenenti alla Chiesa altrui in situazioni particolari, un atto da considerarsi storico, poiché ha stabilito per la prima volta nella storia, nonostante la divisione ecclesiale esistente, una limitata communicatio in sacris. Questi sviluppi incoraggianti sono stati possibili anche perché in entrambe le chiese è stata preservata la struttura ecclesiale fondamentale sviluppatasi dal secondo secolo, ovvero la struttura sacramentale eucaristica ed episcopale della Chiesa, nel senso che entrambe le chiese considerano l'unità nell'Eucaristia e il ministero episcopale come elemento costitutivo dell'essenza della stessa della Chiesa. Poiché i dialoghi ecumenici hanno confermato ed approfondito questa comunione nella fede, nei sacramenti e nella costituzione episcopale della Chiesa, oggi figurano al primo posto dell'ordine del giorno soprattutto questioni ecclesiologiche ed in particolare il tema della Chiesa come comunio ed il tema della comunione tra le Chiese. La prossima sessione abbiamo in metà di gennaio in Addis Abeba. Possiamo dire più o meno la stessa cosa in merito alla separazione tra Roma e Costantinopoli che ha condotto infine alla divisione tra Oriente ed Occidente. Anche le chiese ortodosse hanno mantenuto quella struttura ecclesiologica di base che dal secondo secolo viene definita successio apostolica. Pertanto i dialoghi ecumenici con le chiese ortodosse si sono innanzitutto concentrati sul consolidamento del comune fondamento di fede. Ciò è vero soprattutto per il primo decennio che va dal 1980 al 1990,
durante il quale sono state conseguite ampie convergenze tra teologia ortodossa e teologia cattolica sui temi relativi ai sacramenti, al mistero della Chiesa, all'Eucaristia, al rapporto tra fede, sacramento e unità della Chiesa e dal ministero sacerdotale. Nel secondo decennio, dal 1990 al 2000, il dialogo teologico si è rivolto invece in maniera sempre più accentuata al problema dell'uniatismo e alla questione del proselitismo, che, considerate da parte ortodossa come i maggiori ostacoli al dialogo teologico, hanno portato infine nel 2000 all'interruzione dei lavori della Commissione. Nonostante un lungo periodo di progresso teologico, il dialogo si arenava e pareva tornato al punto di partenza, almeno per quanto riguarda il superamento di questo spinoso problema. E uno dei grandi meriti di Papa Benedetto XVI, quello di aver favorito poco tempo dopo l'inizio del suo pontificato la ripresa dei lavori della Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa. La Commissione si è concentrata su quel punto dolente dell'ecclesiologia che ha ostacolato finora la comunione ecclesiale, ovvero la questione del primato del Vescovo di Roma, considerato da parte ortodossa come una distruzione della struttura ecclesiale. Questo giudizio della teologia ortodossa si basa sulla convinzione che l'unità tra sacramento e giurisdizione è infranta nel ministero petrino, poiché esso non è un sacramento ma soltanto una posizione giuridica che si pone al di sopra dell'ordine sacramentale. Con la dichiarazione di Ravenna del 2007 sulle conseguenze ecclesiali e canoniche della natura sacramentale della Chiesa, è stato possibile realizzare un importante passo avanti, poiché entrambe le Chiese hanno riconosciuto la necessità della Chiesa di avere un protos a livello locale, regionale e universale. Allora, dopo questo consenso, il patriarca di Moscow ha detto che lei non vuole accettare questo documento. Questo è un nuovo problema che abbiamo in questo dialogo. Ma questa questione dovrà essere ulteriormente approfondita in futuro tramite una discussione teologica sul rapporto tra primato e sinodalità nella Chiesa. Il dialogo potrà produrre buoni risultati se mirerà a quell'obiettivo che l'attuale Papa aveva già formulato negli anni 70, ovvero il fatto che Roma non deve pretendere dall'Oriente per ciò che riguarda la dottrina sul primato più di quanto era stato formulato e vissuto nel primo millennio. Questo tema dovrà essere ulteriormente approfondito nel corso del dialogo futuro. Se teniamo presente l'ampia portata del dialogo teologico con le chiese ortodosse, è facile comprendere che esso non ostacola o impedisce in nessun modo, ma al contrario permette e facilita il dialogo teologico con le chiese e le comunità ecclesiali nate dalla Riforma. A complicare questo dialogo è il fatto che la scisma della Chiesa occidentale del XVI secolo ha generato un nuovo tipo di Chiesa che si differenzia sostanzialmente dalla struttura ecclesiale fondamentale della Chiesa antica. Di conseguenza, il dialogo ecumenico con queste chiese e comunità ecclesiali non può occuparsi semplicemente di singole differenze dottrinali, ma deve fare i conti con una diversa struttura ecclesiale ed un diverso tipo di chiesa. La Chiesa Cattolica Romana
riconosce naturalmente in queste comunità ecclesiali essenziali elementi ecclesiali, come l'annuncio della parola di Dio e il battesimo. Tuttavia, a differenza di quanto avviene nella Chiesa cattolica e nella Chiesa ortodossa, nelle chiese e comunità ecclesiali nate dalla Riforma, il ministero episcopale, quando è presente, fa parte dell'ordinamento esterno della Chiesa piuttosto che della sua intima natura. E a differenza di quanto avviene nella Chiesa cattolica e nella Chiesa ortodossa, la comunità ecclesiale nata dalla Riforma, al di là delle pur notevoli differenze esistenti tra loro, considerano la Chiesa istituita non sull'Eucaristia ma sulla parola di Dio e la definiscono pertanto creatura verbi. Con la dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione, firmata il 31 ottobre del 1999 ad Augsburg, è stato possibile giungere ad un importante consenso su una questione centrale che aveva condotto alla riforma del XVI secolo. Ma la stessa dichiarazione riconosce che le conseguenze ecclesiologiche di questo consenso differenziato non sono ancora state chiarite. Ciò significa che il chiarimento della natura della Chiesa deve adesso far parte dei principali punti dell'ordine del giorno nel dialogo ecumenico tra la Chiesa cattolica e le comunità ecclesiali nate della Riforma. Questo tema, presentati i due diversi tipi di divisione della Chiesa e di problemi ecumenici che ne conseguono, ci troviamo nel mezzo del lavoro ecumenico attuale. Questo lavoro, come la vita stessa, non ha sempre un corso lineare, ma è segnato a volte da delusione e perfino da qualche passo indietro, come ha notato in maniera realistica il cardinale Karl Lehmann. Nella vita dello spirito e della fede non ci sono mai solamente viali principali senza intricati vicoli, deviazioni, sentieri insicuri, vie laterali e strade fuorvianti. Tale constatazione non deve essere motivo di rassegnazione, ma un'opportunità per parlare di un grande svolta nell'ecumenismo odierno, e questo innanzitutto in modo positivo. Infatti, i risultati conseguiti finora nel lavoro ecumenico devono riempirci di gratitudine, di gioia e di speranza. Al contempo, però, è inevitabile provare anche dolore e sofferenze. Questo doppio volto di Giano dell'ecumenismo è dovuto al fatto che quando più ci siamo avvicinati gli uni agli altri, tanto più dolorosa è la consapevolezza che non siamo ancora nella piena comunione ecclesiale e che non possiamo ancora sederci insieme intorno alla mensa eucaristica del Signore e che dunque non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo indicatoci dal Concilio Vaticano II. È paradossale che il progresso ecumenico stesso sia uno dei motivi fondamentali dell'attuale insoddisfazione ecumenica. Particolarmente urgente è quindi comprendere quali sono i prossimi passi da compiere per far avanzare l'ecumenismo. Sarà possibile rispondere a tale domanda solo se avremo il coraggio di riconoscere anche le dolorose ferite aperte nel processo di avvicinamento ecumenico e se prenderemo atto anche in questo senso della grande svolta avvenuta nell'ecumenismo odierno. Per avere una visione d'insieme torniamo all'immagine del viaggio aereo ecumenico e tentiamo di fotografare dall'alto il paesaggio ecumenico che si è molto trasformato nel corso degli ultimi anni e decenni,
Dovremmo qui limitarci a menzionare cinque cambiamenti fondamentali sopravvenuti nella situazione ecumenica. Nel complesso, possiamo constatare, primo con gioia, soddisfazione e gratitudine, che per molti cristiani l'ecumenismo non è più una parola sconosciuta che incute timore. Esso è diventato piuttosto una realtà concreta. Questo ecumenismo di vita ha un'importanza fondamentale, seppure venga spesso frainteso come contrario agli sforzi teologici tesi al superamento di questioni confessionali controverse o come una contrapposizione tra ecumenismo a livello di comunità di fedeli da una parte ed ecumenismo a livello di teologi e di alti responsabili ecclesiali dall'altra. Il vescovo di Erfurt, Joachim Wanke, vede giustamente in tale fenomeno un blocco dell'ecumenismo autoprovocato dovuto alla scissione tra ecumenismo dall'alto ed ecumenismo dal basso. Non è raro constatare che coloro che accusano il dialogo teologico nell'ecumenismo di essere soltanto un disquisire su sottigliezze teologiche ne hanno recepito in maniera insufficiente i risultati positivi del dialogo teologico. La recessione è infatti un'importante sfida alla quale va rivolta maggiore attenzione nella formazione ecumenica dei fedeli e dei pastori d'anime, essa rappresentando un presupposto fondamentale per un ecumenismo responsabile e viene giustamente richiesta dal direttorio ecumenico. A livello teologico, il dialogo ecumenico ha conseguito molti risultati incoraggianti anche grazie al metodo impiegato che è marcatamente orientato verso il consenso e che più precisamente si articola intorno alla ricerca di un consenso differenziato. Secondo questo metodo, da un lato, il consenso raggiunto nel dialogo su un contenuto fondamentale di una dottrina nel passato controversa viene formulato e articolato congiuntamente. Dall'altro si menzionano in maniera altrettanto chiara le differenze che permangono, mostrando che esse non minano il consenso raggiunto e non sono più differenze che causano una divisione tra le chiese, ma devono essere ulteriormente approfondite dal dialogo teologico futuro. Senza tale metodo ecumenico non sarebbe stato possibile pervenire ad importanti documenti come, ad esempio, lo studio Lehrverurteilungen Kirchentrennend, elaborato dal gruppo di lavoro ecumenico di teologi protestanti e cattolici tra il 1986 e il 1994. La dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione del 1999 ed il rapporto Kirche und Kirchengemeinschaft del 2009 della Commissione Internazionale di Dialogo Cattolica-Vetero-Cattolica. Negli ultimi tempi, il metodo ecumenico del consenso differenziato è stato criticato sotto molti aspetti. È stato proclamato al fine del cosiddetto ecumenismo del consenso, è stato postulato un cambiamento di paradigmi che sancirebbe la sostituzione dell'ecumenismo del consenso con un ecumenismo della differenza. Strettamente legato a questo metodo è l'idea presente già dal teologo protestante Gerhard Ebeling della differenza di fondo che esisterebbe nell'ecumenismo protestante cattolico e che non potrebbe essere superata. Tuttavia, al di là del fatto che il cosiddetto modello della differenza non ha portato finora risultati che hanno fatto avanzare le cose, è inimmaginabile che il modello del consenso differenziato possa essere sostituito, soprattutto se animato dall'ermeneutica della reciproca fiducia, senza la quale il lavoro ecumenico sarebbe destinato allo stallo.
Dietro questo cambiamento di paradigmi nella metodologia ecumenica si cela un'ulteriore trasformazione del paesaggio ecumenico. Dopo il considerevole avvicinamento verificatosi tra le confessioni nel corso degli ultimi decenni, oggi in quasi tutte le chiese è ritornata con forza a farsi strada la ricerca della propria identità confessionale. Questo fenomeno viene riassunta in modo particolare chiaro nel concetto diffuso dal vescovo protestante in Germania Wolfgang Huber di un ecumenismo dei profili che, secondo la propria logica interna, tende a delineare la propria identità in contrasto con quella delle altre chiese e ha, ad esempio, la pretesa di essere la chiesa della libertà. La riflessione sulla propria identità confessionale è certamente comprensibile e auspicabile, poiché l'incontro ed il dialogo presuppongono l'esistenza e la consapevolezza di una propria chiara identità e significano arricchimento a sfida, dato che l'elisir di lunga vita dell'ecumenismo consiste precisamente nello scambio dei doni. L'intensa ricerca della propria identità confessionale è da considerarsi tanto importante quanto la ricerca comune dell'unità dei cristiani. Tuttavia, essa può ostacolare il riavvicinamento ecumenico quando vecchi pregiudizi e animosità che si pensavano superati continuano a gravare pesantemente ancora oggi sulle relazioni tra le chiese cristiane. Un importante passo avanti potrebbe invece essere compiuto se tutte le chiese e comunità cristiani riconoscessero insieme di avere le proprie irritazioni ecumeniche ed evitassero così di lanciare singole accuse. Difatti, la riflessione sulla propria identità confessionale è un processo riconstrabile oggi non soltanto in specifiche chiese, ma in quasi tutte le chiese e comunità ecclesiali. Soltanto se tutti ammettono insieme che stanno facendo tale riflessione, allora essa non sarà più un ostacolo per l'ecumenismo, ma un'opportunità di comprensione e di arricchimento reciproci. Strettamente legato a quanto appena detto è il fatto che nel corso del tempo l'obiettivo del movimento ecumenico è diventato sempre più confuso. Soprattutto le chiese e comunità ecclesiali nate dalla Riforma hanno progressivamente abbandonato l'obiettivo originario di unità visibile nella comunione della fede, dei sacramenti e dei ministeri ecclesiali a favore del postulato di un mutuo riconoscimento delle diverse chiese e come parte dell'unica chiesa di Gesù Cristo. Che tale obiettivo sia da considerarsi insufficiente e contrario ai principi teologici dell'ecumenismo cattolico e ortodosso è stato affermato da Papa Benedetto XVI con queste chiare parole. La ricerca del ristabilimento dell'unità tra i cristiani divisi non può pertanto ridursi ad un riconoscimento delle reciproche differenze ed al conseguimento di una pacifica convivenza. Ciò a cui aneliamo e a quell'unità per cui Cristo stesso ha pregato e che per sua natura si manifesta nella comunione della fede, dei sacramenti, del ministero. Il cammino verso questa unità deve essere avvertito come imperativo morale, risposta a una precisa chiamata del Signore. Se analizziamo da vicino la pretesa sempre più forte da parte protestante di un mutuo riconoscimento alla quale è collocato il postulato di un'immediata eliminazione di tutte le divisioni,
possiamo individuare in essa anche un rifiuto spirituale, ovvero una mancata disponibilità a cambiare se stessi. Il fatto che finora non sia stato possibile pervenire ad un accordo realmente solido sull'obiettivo del movimento ecumenico e che in parte siano stati rimessi in discussione consensi parziali raggiunti al proposito nel passato, è dovuto fondamentalmente dall'impossibilità di riconciliare oggi come ieri i diversi concetti confessionali di Chiesa e di unità della Chiesa. Dato che esistono tanti obiettivi ecumenici quante ecclesiologie confessionali, non è possibile passare senza attriti dal proprio concetto di Chiesa e di unità della Chiesa ad un modello di unità ecumenicamente compatibile. Un'ulteriore difficoltà risiede nella tuttora scarsa consapevolezza di questa problematica elementare. Ma poiché non può esserci nessuna ecclesiologia e nessun ecumenismo neutrali da un punto di vista confessionale, ciò significa che la riflessione chiarificatrice del concetto di Chiesa e di unità ecclesiale deve essere il primo punto all'ordine del giorno nelle future discussioni ecumeniche. Vi è un altro cambiamento nel paesaggio ecumenico che non va dimenticato. Nel corso degli ultimi anni e degli ultimi decenni, nell'ecumenismo sono emerse in campo etico fortissime tensioni e divergenze. Queste sono diventate particolarmente visibili all'interno della Comunione Anglicana Mondiale, portandola sull'orlo di una dolorosa divisione e spingendo gruppi interi di fedeli insieme ai loro pastori e vescovi a entrare nella Chiesa Cattolica. Risposte divergenti a sfide bioetiche e di etica sociale da una parte e dall'altro alla problematica etica della omosessualità, sia che si parli di ammissioni di omosessuali praticanti ai ministeri ecclesiali, che di benedizione di unioni omosessuali, sono presenti anche in altre chiese e comunità ecclesiali al cui interno vengono trattate in maniera marcatamente polarizzata. Sembra paradossale che mentre si è riusciti in parte a superare vecchie opposizioni confessionali riguardanti le posizioni di fede, o perlomeno ad operare reciprochi avvicinamenti, oggi affiorano soprattutto grandi divergenze sulle questioni etiche. Mentre in una fase precedente del movimento ecumenico vigeva il motto «la fede divide e l'agire unisce», oggi sembra essere vero l'esatto contrario, e soprattutto l'etica che divide. Ma se le chiese e le comunità cristiane non riusciranno a parlare con una sola voce davanti alle grandi problematiche etiche del nostro tempo, allora ciò nuocerà alla credibilità dell'ecumenismo cristiano stesso nelle odierne società. Poiché dietro tali problemi etici si celano questioni che riguardano il concetto di uomo, il grande compito del futuro, mi sembra, che spetterà all'ecumenismo sarà quello di elaborare una antropologia cristiana comune. Al fondamentale cambiamento del paesaggio ecumenico hanno contribuito soprattutto i nuovi partner ecumenici. Gli incontri ecumenici oggi non hanno più luogo soltanto tra le grandi chiese storiche, soprattutto dell'Occidente. A partire dalla grande svolta dell'Europa del 1989, le chiese ortodosse sono diventate sempre più presenti nella consapevolezza ecumenica. Il cambiamento più evidente nel paesaggio ecumenico risiede senza dubbio nella crescente importanza acquisita dalle cosiddette chiese libere,
che hanno anticipato quel futuro che attende in maniera sempre più chiara anche le chiese storico, ovvero la fine del cristianesimo ereditato dall'epoca di Costantino e la libertà e l'indipendenza dello Stato. Particolarmente significativa è la rapida crescita delle comunità pentecostali che costituiscono in termini numerici la seconda comunità cristiana nel mondo dopo la Chiesa Cattolica. Anche se esse hanno spesso posizioni apertamente antiecumeniche e un atteggiamento anticattolico, il dialogo con loro è tanto più importante quanto ci troviamo di fronte ad un fenomeno di così ampia espansione da giustificare il termine di pentecostalizzazione del cristianesimo. Essa rappresenta soprattutto per la Chiesa Cattolica una grande sfida, in particolar modo nei paesi dell'America Latina, dove le comunità pentecostali attirano a sé moltissimi cattolici. La Chiesa Cattolica, in maniera autocritica, deve interrogarsi sul perché così tanti cattolici passano a questo movimento senza cadere nella tentazione di ricorrere agli stessi metodi di evangelizzazione pentecostali, in parte problematici. Con ciò, abbiamo menzionato i principali cambiamenti che hanno segnato il paesaggio ecumenico negli ultimi anni e che sono stati fotografati dall'alto durante il nostro volo ecumenico. Abbiamo visto soprattutto che durante questo lungo viaggio ci si abitua talmente tanto all'altezza di quota che si rischia di perdere di vista all'orizzonte l'obiettivo dell'itinerario. Quanto più la corsa iniziale viene dimenticato e quanta più confusi diventano gli sviluppi che si producono nel frattempo, tanto più nebbioso rischia di diventare anche l'obiettivo del viaggio. Questo è vero soprattutto se si verifica ciò che l'ecumenista protestante Harding Meyer ha definito il pericolo della dimenticanza ecumenica, ovvero che ciò che abbiamo già conseguito nel dialogo diventa incerto e si sfugge nuovamente a ciò che abbiamo raggiunto, si disperde e si volatilizza di nuovo come se non si fosse mai stato. Questo significa allora che per l'ecumenismo odierno da un lato è necessario fare il punto dei risultati già realizzati e di quelli ancora di realizzare, e dall'altro riflettere nuovamente sui fondamenti ideologici che, presenti fin dall'origine del movimento ecumenico, ovvero fin dal corso iniziale del nostro viaggio ecumenico, costituiscono l'impellente compito dell'ecumenismo di oggi. Il Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani si è dedicato al primo compito portando a termine il progetto Harvesting the Fruits, che riassume i risultati dei dialoghi ecumenici con i luterani, i riformati, gli anglicani e i metodisti, al fine di avviare nuovi colloqui con i partner ecumenici e pervenire a dichiarazioni in via che ribadiscano le convergenze che abbiamo già raggiunto e che non possono più essere revocate. Questo sarebbe senza dubbio un passo promettente verso una futura dichiarazione congiunta sulla Chiesa, l'Eucaristia e i ministeri ecclesiali, analoga a quella sulla dottrina della giustificazione. Una dichiarazione che aprirebbe la strada in maniera decisiva ad una visibile comunione ecclesiale. Altrettanto importante risulta essere però anche il secondo compito che richiede un nuovo consolidamento dei fondamenti teologici dell'ecumenismo per i quali vogliamo formulare soltanto due orientamenti.
Potremmo realizzare in primo luogo progressi nell'ecumenismo soltanto se ritorneremo alle sue radici spirituali. All'inizio del movimento ecumenico vi è stata l'idea di un ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani che fu promossa da Paul Watson, un anglicano americano che bossa in seguito alla Chiesa Cattolica, e da Spencer Jones, membro della Chiesa Episcopaliana, e fu estesa a tutta la Chiesa Cattolica da Papa Benedetto XV e poi ulteriormente sviluppato dall'abbe Paul Couturier, appassionato pioniere del ecumenismo spirituale. In ciò non va visto semplicemente un inizio in senso storico che possiamo lasciare alle spalle, ma un inizio che deve sempre accompagnarci sul nostro cammino, poiché anche oggi il lavoro ecumenico ha bisogno di un approfondimento spirituale definito dal Concilio Vaticano II l'anima di tutto il movimento ecumenico. Negli anni passati, il Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani si è concentrato intensamente sull'ecumenismo spirituale e ha pubblicato, in nome del cardinale Walter Kasper, i frutti di questo suo lavoro nel volume L'ecumenismo spirituale, linee guida per la sua attuazione. Purtroppo va riconosciuto che questa iniziativa non ha preso piede in maniera sufficiente nella vita quotidiana delle chiese. Pertanto il nostro consiglio dovrà riflettere su come avviare un'ulteriore iniziativa per rafforzare le radici spirituali dell'impegno ecumenico nella vita ecclesiale. Infatti, anche oggi, l'ecumenismo che si vuole credibile sta u cade con l'approfondimento della sua forza spirituale e con il reciproco arricchimento del dialogo della carità e del dialogo della verità. Siamo chiamati oggi ad impegnarsi in secondo luogo in una forma speciale di dialogo della carità per il fatto che nel nostro mondo la fede cristiana è la religione più perseguitata. 80% di tutti coloro che sono perseguitati oggi a causa della loro fede sono infatti cristiani. La cristianità è diventata nuovamente alla fine del secondo millennio e all'inizio del terzo una chiesa di martiri. Ciò rappresenta una grande sfida per l'ecumenismo cristiano, chiamato a dar prova di compassionevole solidarietà, essendo tutti i cristiani tenuti a prestare un aiuto efficace ai cristiani perseguitati nel mondo odierno, a denunciare pubblicamente le situazioni di martirio e di impegnarsi a favore del rispetto della libertà di religione e della dignità umana. In questo risiede l'impellente responsabilità dei cristiani oggi, una responsabilità che deve essere assunta nella comunione ecumenica. Poiché oggi tutte le chiese e le comunità ecclesiali cristiane hanno i loro martiri, dobbiamo parlare di un vero e proprio ecumenismo dei martiri. Al di là del suo aspetto tragico, esso racchiude in sé anche una bella promessa. Nonostante il dramma della divisione tra le chiese, questi saldi testimoni della fede hanno mostrato che Dio stesso mantiene tra i battezzati la comunione di fede testimoniata con il sacrificio supremo della vita ad un livello più profondo. Mentre noi, come cristiani e come chiese, viviamo su questa terra in una comunione ancora imperfetta, i martiri nella gloria celesti si trovano fin da ora in una comunione piena e perfetta. I martiri
come beato Papa Giovanni Paolo II ha espresso in modo pregnante, sono dunque la prova più significativa che ogni elemento di divisione può essere trasceso e superato nel dono totale di sé alla causa del Vangelo. Nell'ecumenismo dei martiri trova oggi rinnovato conferma la convinzione della Chiesa primitiva, ovvero che il sangue dei martiri è il seme della Chiesa. Anche oggi, come cristiani, dobbiamo vivere nella speranza che il sangue dei martiri del nostro tempo diventi un giorno il seme dell'unità piena del corpo di Cristo. Con questa speranza dobbiamo e vogliamo proseguire il nostro volo ecumenico che abbiamo iniziato quasi 50 anni fa nella nostra Chiesa e che sicuramente arriverà a destinazione, poiché siamo convinti che lo Spirito Santo, il pilota fedele e affidabile dell'aereo ecumenico, ci mostrerà il cammino e ci donerà molto di più ancora di quanto speriamo e forse osiamo sognare. Spetto a noi, però, continuare a contribuire a quest'opera dello Spirito con quella passione che deve dar prova di sé nella pazienza, poiché essa, come dice in maniera bella e significativa Charles Peggy, è la sorella più piccola della speranza. Grazie del vostro aiuto. Nella prima domanda, Chiara, la collegialità e sinodalità erano il grande tema già durante il Consiglio, con molti combattuti tra diverse cose. E penso la sfida principale è come vivere la sinodalità e collegialità nella Chiesa universale nel mondo. Prendo per esempio il Sinodo dei Vescovi, sono 4 settimane, non si vede, ho partecipato a 4 sinodi. Io non vedo come i vescovi possono arrivare alla fine a un testo stesso. C'è il grande tempo. La prima settimana sono tutti i rapporti delle padri sinodali, ognuno per 4 minuti, tutta la settimana. La seconda settimana sono le gruppi, lavoro dei gruppi. La terza settimana è di discussione e di fare le proposizioni al Santo Padre, ma dopo il sinodo c'è un gruppo di vescovi che preparano il documento, se non il Santo Padre che scrive personalmente, sono un gruppo dei vescovi che sono scelte del tutto il sinodo. Allora, è chiaro che la relazione tra primato e sinodalità non è ancora perfetta. È chiaro che dobbiamo trovare ulteriori sviluppi, ma io devo dire anche, io ho avuto un'esperienza della sinodalità tra le chiese ortodosse, che è grandezza delle chiese, ma qualche volta io mi dico io preferisco il primato di Roma, perché abbiamo molti primati nelle chiese ortodosse e la responsabilità di un patriarco è qualche volta più grande che la responsabilità di Santo Padre o della giurisdizione che fa. Allora, abbiamo la discussione nella commissione internazionale tra la Chiesa ortodossa e la Chiesa cattolica, la relazione tra primato e sinodalità. Penso che è chiaro, i cattolici devono apprendere qualche cosa su una migliore sinodalità,
e le chiese ortodosse devono apprendere il vantaggio, un primato della Chiesa universale. Allora non penso che un capitolo chiuso, un capitolo aperto con molte esperienze. La seconda domanda, è chiaro, il consenso differenziato non può avere un'alternativa. Io non vedo un'alternativa perché questa è la metodologia migliore per trovare un consenso tra le due chiese. È chiaro, l'identità non è un alternativo per questo consenso. Il consenso deve essere nutrito dalle due identità del dialogo. Il problema è soltanto se queste identità si chiudono o si propongono in contraddizione, come questo esempio che le chiese nate della Reforma sono le chiese della libertà. E vuol dire che il cattolicesimo è la chiesa della non libertà. Queste non sono buone idee. Si deve trovare una identità aperta in ecumenismo. La terza domanda, la trasmissione della fede, la nuova evangelizzazione, è la grande sfida della Chiesa Cattolica nell'Europa. E per me è chiaro che questa nuova evangelizzazione deve avere una dimensione ecumenica. Questo è già mostrato chiaramente 100 anni fa, nella prima assemblea missionaria in Edimburgo, in Scozia. Quali hanno fatto l'esperienza che la divisione delle chiese è il più grande ostacolo per l'evangelizzazione del mondo. E dopo questa assemblea, prima della missione del mondo, l'ecumenismo e missione sono venuti sorelle, chi devono andare insieme nel futuro. E io sono molto contento che nel momento dell'annuncio del nuovo Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, il Santo Padre Benedetto ha detto chiaramente che questa nuova evangelizzazione deve avere una sfida ecumenica. Penso che è molto importante di invitare le altre chiese e comunità ecclesiali per trovare le vie per questa grande sfida.